intreccio nasce negli anni 80, la fusione dei due gruppi, le dimensioni e gli assi. Con l'intreccio praticamente l'ho formato, l'ho creato. Io sono entrato a far parte dell'intreccio molti anni dopo che il gruppo era formato, anche perché sono il più giovane. Ecco, Alessio sono io, quello che in effetti insomma circa 10 anni fa ha cominciato a cantare con l'intreccio. Suono il basso dall'età di 13 anni, 14 anni. Io suono la chitarra da quando avevo 8 anni, però la chitarra elettrica diciamo che l'ho presa in mano quando avevo 15-16 anni. Lo strumento più importante è la batteria, che c'è da fare? Io suono la batteria da... avevo 17-18 anni. Le prime esperienze musicali come cantante sono cominciate quando io avevo quasi 18 anni. Siamo stati il primo gruppo che nella costa ovest della Sardegna ha iniziato a suonare nei locali. Sì, abbiamo prodotto in passato alcuni lavori. Il primo, anche se è passato tanto tempo e il prodotto non era tanto buono, era 45 giri in vinile, quindi abbiamo avuto anche l'onore di poter registrare un disco, come si diceva prima, un disco in vinile. E poi abbiamo prodotto due musicassette, che allora non c'erano ancora i CD, e l'ultima che abbiamo prodotto aveva il titolo Cercherò un'altra estate. Che... crescerò con brava gente e ti avrò nei miei pensieri, dolce mare degli amori. Se questa città dove il sole splende ci sorprende, si fermasse un po' tanti raggi d'amore. Perdonami mare se vado ma amore non c'è. 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 Con una delle canzoni di Marino siamo andati a fare una rassegna a livello nazionale in Sicilia e l'abbiamo anche vinta. Roberto Pala, in assoluto. Quelle che racconta lui non le hanno inventate da nessuna parte del mondo. È vero, lo ammetto. Però sono bugie a fin di bene. Anche questa è una bugia. Mi hanno detto che c'è un antipatico nel gruppo, io non so chi sia, però mi ci metto io come primo della lista. Un saluto agli amici di Interclick TV.